Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Tutto pronto per l'esordio stagionale del Castelfinardo Calcio in Coppa Italia di Serie D. Prima sfida che vedrà i fidardensi incontrare la Recanatese in un derby molto sentito da queste parti, una sfida sicuramente importante per testare la condizione atletica dei ragazzi di mister Manolo Manoni su un campo, il Tubaldi, sicuramente non facile contro un avversario di livello. Però i fisarmonicisti vogliono cercare di fare bene e vedere anche a che punto sono dal punto di vista della preparazione in questa prima parte della stagione. Ricordiamo appunto che si gioca domenica 12 settembre alle ore 16 al Tubaldi di Recanati, partita di sola andata, e al termine dei 90 minuti regolamentari, in caso di parità, si andrà direttamente con i calci di rigore. Eccoci con mister Manolo Manoni del Castelfidardo, siamo qua con lui per presentare la prossima partita dei fidardensi. Allora, mister, domenica c'è il primo impegno ufficiale della stagione, si va in casa della Recanatese per la Coppa Italia, subito diciamo un test importante contro una squadra di categoria, ma soprattutto una squadra sicuramente di livello, quindi servirà una buona prestazione anche per cercare di capire a che punto è la squadra in questa fase della preparazione. Buongiorno, allora sì, domani il primo test ufficiale del campionato, dell'annata diciamo. È un test importante, perché prima di tutto è la prima gara che facciamo contro una pari categoria, quindi ci permetterà di valutare anche a che punto stiamo con il lavoro, come diciamo anche il livello del nostro gioco, anche delle nostre situazioni su cui stiamo lavorando da più di un mese. È un test importante perché innanzitutto è un derby, da queste parti ci tengono in particolar modo, ma a prescindere da questo affrontiamo una squadra forte, una squadra che sicuramente è stata costruita per stare nelle prime posizioni della classifica, anche se ogni tanto magari loro nascondono questo, però adesso questo ci interessa poco. Noi è molto interessante per capire a che punto siamo noi. La squadra sta lavorando da più di un mese, circa 50 di giorni, in maniera eccellente per quanto mi riguarda. Stanno dando tutto, si stanno impegnando al massimo, stanno cercando di farsi trovare pronti. E domani è una partita dove noi ci vogliamo far trovare pronti, perché vogliamo innanzitutto capire a che punto siamo, ma anche far bene. Ecco, questa mattina c'è stata la rifinitura, hai sciolto anche qualche dubbio sulla formazione. Sì, diciamo, grosso modo non ci sarà sorprese per quanto riguarda la formazione dalla scorsa partita, forse un elemento. C'avevamo un piccolo dubbio su Jega, che aveva avuto una contusione in settimana, però sembra che abbia recuperato bene. Però adesso, a prescindere da chi va in campo, noi siamo un gruppo, una squadra dove tutti dobbiamo sentirci importanti e tutti utili, perché è così. Il nostro spirito è quello che abbiamo voluto costruire anche con la società, quindi ci aspettiamo che tutti, che giochino un minuto, che giochino tutta la partita, che si fanno trovare pronti. Perfetto, grazie mille mister, poi ci rivediamo in campo. Grazie a voi. Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.